Buonasera, ben ritrovati a Tutto Campo. Ritorna dopo il pomeriggio vissuto insieme, ritorna adesso con l'appuntamento serale per vedere le immagini del calcio dilettanti con i nostri ospiti. E che ospiti partono alla mia destra con il nostro numero 10, Federico Francioni. Buonasera Massimo e buonasera a casa a tutti quanti. Che oggi era? A vedere Monfalcone Tamai. Benissimo, con la prima vittoria dell'UFM, ne parleremo. La prima vittoria, hanno pareggiato 1-1. Ma come? Allora non siamo stati aggiornati noi, scusami, come 1-1? È finita 1-1. Allora, mi hanno dato risultati sbagliati, 1-1. Ragazzi. 1-1. Guardate cosa mi fate fare appena 0-1, 1-0, decidete. Lo scherzone, bello, 1-1 è finito. Io ho già dato la prima vittoria, perfetto, bene così. Scusi, è finale 1-0... Cras Fontana Fredda o 1-1 anche lei? 2-1 per il Cras. Bon, perfetto. Allora, scusate, oggi io non ho ben capito dove i miei tecnici hanno preso i risultati dell'eccellenza. Quindi rivediamoli. Daniele Visintin di Fontana Fredda. Buonasera a tutti. Quindi ha di che parlare. Alberto Bertolotto, San Vitese, Triestina, 1-1. 1-1, giusto. Del Messaggero Veneto, ciao Alberto. Buonasera a tutti. E questa è giusta, 3-1, vince la Zanese con Cerlis Muzzane. Ciao a Daniele Visale. Ciao Daniele. Ciao Massimo e buonasera a tutti. Diciamo, grandi ospiti, questo sì, il Francio, Visintin che è appena andato a rifonsare Fontana Fredda. Visale per noi l'anno scorso tra i tre migliori giocatori dei dilettanti, quindi insomma... una platea già importante. Poi il mio collega Bertolotto, che ha dato tra l'altro ampio spazio con un suo articolo FVG Sport Channel sulle pagine del Messaggero Veneto, devo ringraziarlo. Mi sembrava cosa buona e giusta. Oggi abbiamo parlato del Pordenone, in diretta, come avevamo annunciato, un Pordenone che vince ancora. Partiamo da questa cosa qua, cosa ne dici? Sì, ed è anche un chiaro segnale, perché se il Marano ha anche vinto, il Pordenone l'ha fatto ancora, 9 punti, in testa punteggio pieno, con lui c'è il Giorgione che, voglio dire, deve salvarsi, non credo che arriverà fino alla fine. E soprattutto senza subire gol. Terza partita di campionato, in Coppa ne ha subito 1-0 gol, e questo è un chiaro segnale di quello che vuol fare Parlato e della solidità della squadra. Ecco. Eh sì, è un segnale importante quello del Pordenone, fra poco vedremo le immagini. Quanto è importante, Federico Francioni? Ma bene, perché vincere aiuta sempre a vincere, quindi loro alla fin fine, come diceva Alberto, 3 vittorie su 3, il dato più importante secondo me sono gli 0 gol subiti in queste prime 3 partite di campionato, perché notoriamente l'anno scorso ci lamentavamo spesso e volentieri della difesa del Pordenone. Quest'anno, secondo me, continuo a dirlo, la squadra è stata costruita in maniera direi perfetta fino a questo momento e si vede, ecco. Fra poco vedremo Pordenone, prima io però vi farò vedere la San Vitese, una buona San Vitese contro la Triestina. Il servizio dovrebbe essere già pronto, quindi chiedo alla regia di prepararlo, perché cominciamo parlando di Serie D, tanta Serie D questa sera, poi parleremo delle partite che vedevano protagonisti Visintin e Visalli. Prima però, appunto, col campionato interregionale, con davvero eravamo quasi dappertutto oggi con le nostre telecamere, a Dro, ma anche a San Vito per questo match importante. La San Vitese riesce a fare una impresa a metà contro la Triestina, che invece non convince. Allora partiamo col servizio. Le riprese di Matteo Sabadini, San Vitese, Triestina. Partiamo. Mano. Una forte pioggia accompagna la Triestina a San Vito per questa seconda trasferta stagionale. Spazzare via le nubi di queste prime prestazioni poco convincenti è il compito di mister Costantini, e i pochi e curiosi tifosi che sfidano il tempo si augurano di gioire un po' più che in eccellenza in questa Serie D. Devono però fare i conti con la voglia di stupire di Massimo Muzzin e comunque con la tradizione ventennale di questa squadra, che parte ormai da qualche anno per retrocedere e alla fine strappa gli applausi come oggi. Meglio la San Vitese, che dopo 5 minuti passa con Giacomini su il gol, lo chiarisce l'immagine grazie ad un tocco fortunoso sotto la porta. In vantaggio i padroni di casa domano la Triestina, succede poco se non qualche fallaccio come questo degli alabardati punito col giallo, ma poi sugli sviluppi di una punizione battuta velocemente pareggia sorprese la squadra di Costantini. Rocambolesco anche in questo caso il gol con Peresson, che viene beffato sul primo palo da un tocco non irresistibile di Daros. Tutto qua l'unione, ma è quanto basta per pareggiare. Poi più San Vitese. Dalla Bianca ci prova dalla distanza, lo ferma in 2 tempi Franceschin.
Poi, decisivo Vianello a murare una conclusione ravvicinata di Giglio. Da corner e della bianca a inventarsi una rovesciata ad applausi, anche se non efficace. Sempre San Vitese che attacca, con Steinhaus che defilato trova l'esterno della rete, mettendo i brividi all'estremo, all'abbardato. E poi, già nella ripresa, azione pericolosissima dei biancorossi con Sittaro, che pecca in quanto rapidità di esecuzione, ma trova di fronte De Bona a salvare gli alabardati. Poi un'altra conclusione velenosa di Della Bianca e la Triestina che nella ripresa è tutta in un colpo di testa di Godas, ben parato da Peresson. Godas e Trieste devono ancora trovare il ritmo in questo campionato, mentre la San Vitese, quando serve l'impresa, risponde sempre presente e così finisce 1-1. Allora, commentiamo questo pareggio della San Vitese. Tu eri lì, Alberto Bertolotto, allora, nel servizio, quello che hai visto con Bazza, visto che oggi non sono più convinto di niente. No, sì, manca un tiro di Godes, ma non è quello il problema. Il punto è che la San Vitese ha ottenuto il primo punto, scusate il gioco di parole, ed era una cosa comunque importante, perché arrivava da 2 sconfitte, 0 gol, anche segnato il primo gol, e tenendo conto che anche mancavano 3 giocatori importanti come Zanet, che è un 95, quindi fuori quota, che sono ovviamente fondamentali, mancava Soggia, mancava Amadio, è un bel passo da cui partire. Ho visto un po' i comandamenti del gioco che vuole Muzzin, cioè la squadra corta, aggressiva, che sa ripartire. Oggi si è visto, l'unica cosa che appunto i due là davanti hanno sbagliato un po' troppo in fase di finalizzazione. Ma forse appunto è il punto della San Vitese, certo, ma anche a me sembra, credo che i nostri ospiti, Visalli, così dalle immagini, la pochezza della Triestina, almeno... Boh, onestamente, sai, le immagini lasciano un attimo tempo che trovano, ecco, bisogna vedere anche l'intensità della partita e tutto. Magari, sì, dalle immagini che abbiamo visto sicuramente è stata una gran bella San Vitese. Però, insomma, sì, ovviamente, magari se c'era una squadra che meritava i 3 punti, forse sicuramente poteva essere la San Vitese, ecco. Guardando le immagini, sicuramente. Credo che magari anche quando si gioca contro una grande squadra, soprattutto dettata dal blasone, insomma, cioè, la Triestina, cerchi sempre, sicuramente dai sempre il 100, più del 110%. E quindi, sai, ciò non vuole sminuire assolutamente la San Vitese, secondo me è un'ottima squadra, anzi, ha trovato delle difficoltà e secondo me deve solo sbloccarsi. Sì, quello che sorprende della San Vitese è che quando deve fare l'impresa, dicevamo, vedi play out degli ultimi 2 anni, oggi magari con una squadra di blasone, esce fuori Visintin, è un po' sorprendente. Sì, è sorprendente, però bisogna dire che la San Vitese è tanti anni che è in Serie D, se non sbaglio quella che milita più anni in regione, però ciò vuol dire che qualcosa di struttura a livello di società, di squadra, qualcosa ha. Insomma, non si fanno questi risultati a caso. L'anno scorso mi sembra che era stata data per morta già da inizio, troppo presto, è riuscito a fare una grande impresa, onestamente, complimenti. E quest'anno venderà cara la pelle uguale. E la Triestina invece come ti è sembrata? Guarda, la Triestina non lo so, probabilmente non conosco molto le vicissitudini che hanno, probabilmente hanno dei problemi forse di amalgama di squadra. Come squadra, secondo me, come giocatore, è una squadra che deve stare nei primi posti di questo campionato. Non vedo tante altre formazioni migliori a parte il Marano. Quando intendi primi posti, cosa intendi tu? Nei primi 4 posti. Stare lì o competere per vincere? Competere per vincere forse no, okay. Perché il Marano probabilmente, sicuramente Pordenone hanno qualcosa in più, però una squadra costruita con dei nomi che deve stare lassù. Intanto abbiamo già capito una cosa, che è difficile magari che posso giocare per vincere, ma guardando l'inizio di campionato è da primi 3-4 posti, Francioni? Allora, c'è da dire una cosa, permettimi, sulla San Vitese, quest'anno a mio avviso è più avvantaggiata la San Vitese, ti spiego perché il livello del campionato si è abbassato ulteriormente, non ci sono 5-6 squadre come l'anno scorso che lottano a vincere e comunque squadre importanti, purtroppo non ce ne sono, quindi diciamo che
la gran parte delle squadre del girone si sono più livellate verso il basso e quindi la San Vitese, che è abituata a lottare per non retrocedere, secondo me si trova avvantaggiata da questo punto di vista. Tu stai attento stasera perché hai due giocatori forti che possono darti contro. No, sicuramente. La Triestina, io direi che è un cantiere aperto, sono partiti più tardi rispetto a tutte le altre squadre di Serie D. Hanno cominciato magari con fretta e furia a confermare forse troppi giocatori rispetto all'eccellenza. Adesso si stanno accorgendo di alcuni errori che magari hanno fatto e stanno continuando a prendere giocatori. Questa settimana hanno preso Wagner e Parini. Parini ha subito giocato un fuoriquota terzino sinistro, mentre Wagner comunque è un 91 che ha parecchie presenze in B. Ma questo è il punto, io non ho ben capito ancora se sapevano come fare questa squadra, perché continuano a cambiare. Ma insomma, tu all'inizio parti, magari hai un certo tipo di budget, poi magari arriva vicino qualche sponsor, puoi permetterti di spendere qualcosa di più e metti dentro. Cioè, secondo me la Triestina ci dobbiamo aspettare anche altri innesti, magari di giocatori che sono in questo momento svincolati, perché è una piazza ambita, una piazza che ha blasone, ed è normale insomma che possano andare su dei giocatori importanti. È per quello che la Triestina bisogna, secondo me, aspettare ancora un mesetto prima di vedere quello che può davvero produrre. Perché lo stesso Bodias, che è un giocatore straordinario, non ha fatto la preparazione. E per un giocatore con un fisico del genere, andare in forma ci vuole un po' di tempo. Però scusate, risentiamo, un mesetto quanto lo paghi in termini poi di classifica? Lo paghi, perché comunque punti persi non li recuperi più. I punti sono sempre punti, questi dalla prima giornata alla 34esima, punti sono sempre punti, contano sempre vincere il campionato per comunque stare in alto. Però la Triestina non è partita per vincere, Massimo. Non lo so, tu dici questo. Io dico questo, la Triestina è partita per fare un ottimo campionato. Dopo quello che succederà, succederà. Ma non è il Pordenone o il Marano che si sono attrezzate dal primo di luglio per cercare di costruire squadre competitive. Tra l'altro il Marano, che è partito per tempo, nonostante tutto questo sta continuando a buttare dentro giocatori. Non so se sia conveniente o no, fatto sta che hanno preso Bonazzoli, hanno preso Cunico e sicuramente c'è qualche altro colpo. E abbiamo detto che non convincono però le figurine, no? Poi alla fine. Sì, ma almeno io diffido dagli All-Star, anche perché, commentando anche il Pordenone da un bel po' di anni, mi sembra di vedere per certi versi l'inizio di stagione del 2011-2012, dove arrivavano giocatori, continuavano, poi si era dimesso il direttore sportivo Canziano, poi dopo la cordata di Udine è andata via. Quella e a Marano quest'anno, intanto questa settimana, si è già dimesso il direttore sportivo. Che vuoi o no, però qualche scricchio lì un po' lo crea, mentre a Pordenone adesso, in questo momento, non negli anni passati, c'è quell'unità di intenti e soprattutto la squadra è questa. Massimo, non ci sono più rinforzi. Cioè, ci sono 35 giocatori a Marano in questo momento, che sono tantissimi. Il direttore si è dimesso. Però è bello il paragone col Pordenone di tre anni fa. Io ho visto quelle cose. Alberto, io l'ho paragonato il Marano un po' alla prima Inter morattiana. Cioè, comunque Moratti ha speso i soldi e ha preso dei signor giocatori, però bisogna anche cercare di dare una costruzione di gioco, un'impronta alla squadra. Cioè, non è facile se continua a essere un cantiere aperto. Anche poi bisogna sempre vedere anche come arrivano giù questi giocatori, con la testa, con che testa, se magari vengono a svernare. Non li conosco personalmente, però sempre può essere sempre un punto di domanda. Io vado sempre su giocatori in questa categoria, soprattutto la D, andrei sempre su giocatori che l'hanno già fatta e l'hanno vinta, giocatori di categoria, perché comunque non esistono giocatori come che arrivano. Visentin c'ha un record che ce l'hanno in pochi, credo che in questo momento sia l'unico che negli ultimi tre campionati li ha vinti tutti e tre quelli che ha giocato, perché ne ha vinti due a Treviso, un uomo Falcone l'anno scorso, quindi quantomeno porta fortuna, diciamo così. Quest'anno più difficile, ma insomma. Quest'anno più difficile, però vabbè. Sa mai. Detto questo, abbiamo sempre ospiti importanti. Guai se no. Ti dico, detto questo, non esiste il giocatore alla Messi che prende palla, scarta tutti e va in porta. Cioè, adesso Bonazzoli è sicuramente un giocatore eccezionale, però non è che lo vedremo contro il Pordenone o cosa prendere palla e far gara. Deve essere supportato dalla squadra, perché nessun giocatore senza supporto della squadra. Ma infatti il Pordenone secondo me è stato più intelligente. Zanardo ha già vinto il campionato l'anno scorso, fa da tanti anni. Zubin è il più forte di tutti, quindi non si discute. Quindi volete parlare del Pordenone l'anno scorso? Volete parlare del Pordenone? Fai tu. Lo facciamo dopo la pubblicità. Hai tu la close. Ok, dopo la pubblicità vediamo anche le immagini di Drop Pordenone. Quindi restate con noi a tutto campo, fra poco. Eccoci qua, siamo rientrati. Allora
c'è tanta voglia di vedere Pordenone, mi pare, Bertolotto. Io no? Sono qua, non vedo l'ora. Non vedi l'ora. Scusami, sono Massimo, anche... consentimi una cosa. Dimmi. Negli ultimi anni sappiamo che il Pordenone ha speso, perché ha speso e ha fatto, e puntualmente quando le cose non andavano bene, magari giustamente, magari le abbiamo criticato, perché comunque non è che le abbiamo risparmiate al Pordenone, chi giornalista, chi opinionista, chi semplice osservatore di calcio. Quest'anno secondo me hanno fatto le cose con criterio, le hanno fatte bene ed è giusto dargli i meriti, cioè come quando ci siamo permessi di criticarli, è giusto adesso riconoscere, anche se siamo appena alla terza giornata e quindi è lungo il campionato, che quest'anno hanno fatto le cose fatte veramente bene. Ok, prima del Pordenone volevo chiudere la parentesi triestina, dimmi solo, se fossi tifoso della Triestina saresti preoccupato? Sarei... penserei che questo è un campionato di transizione, quindi per ora sarei comunque soddisfatto. Soddisfatto? Per ora sì. Cioè, siamo lì tra un campionato di transizione. Medio-alta classifica, terzo, se ce la facciamo. Terzo, quarto posto, magari vediamo i playoff, se magari durante l'anno troviamo sempre più quadratura. Okay. E poi chissà. Ci può stare. Anche se non so se ci siano i playoff quest'anno. Perché col fatto che sparisce una categoria, la C2, io credo che i playoff andare su, no? È vero, veramente, però... se quest'anno ci sono è proprio per far continuare a giocare la gente, li faranno senza... comunque, oppure magari sei per qualche ripescaggio, e comunque ricordiamoci che a Triestina per il blasone è tutto, è normale che sia sempre in odore di ripescaggio lì. Anche se non vi come è successo non lo so, sai, ripescaggio nella C unica Francio. Se ci dovessero essere dei problemi economici e loro garantiscono... Se Zamparini dice il Palermo non mi interessa, vengo a Trieste, forse gli fanno fare anche la birra, il pescaggio, però... Funziona così, purtroppo siamo, in, Massimo, capito, siamo in Italia, c'è un regolamento e puntualmente non viene rispettato, quindi... Però la Trieste l'anno scorso ha usato un ripescaggio che il regolamento glielo permetteva, insomma, quindi sicuramente, ci sta. Sicuramente, però... Quante volte l'abbiamo detto l'anno scorso quando era seconda, dicevamo tanto verrà ripescato. E tu lo dicevi, tu lo e dicevi. Poi cosa è successo? Avevi ragione, lì l'avevi vista bene, l'avevi vista bene. Ok, non riproponiamo. Ho fatto la clip di inizio stagione quando tu, da buon profeta, dici andranno su entrambe, quindi ti ho già dato ampio merito. Diamo merito invece al Pordenone, 2-0 a draw, continua a vincere a punteggio pieno, ha vinto in Coppa Italia, è il suo momento. Il servizio con la cronaca di Marco Grussi, le riprese di Davide Pettarini, vediamo. Pordenone nell'impianto gioiello di Oltra, per capire davvero chi sei. Le squadre sono già schierate, sono tre giocatori del Pordenone in barriera per disturbare. Parte Zanardo, va col destro a scendere il pallone che scheggia la traversa e va sul fondo, occasione per il Pordenone. Poi Berzotti che si libera benissimo, Berzotti prova il destro, Berzotti, il pallone che non finisce lontano dal palo alla destra di Bordignon. Chimento, resta lì il Pordenone, Chimento dentro il pallone per Nichele, è arrivato con il sinistro al volo Nichele, pallone fuori. In questo caso fondamentale il contrasto di Baceda, mette giù il pallone Zanardo, ora va a sfidare Scudiero, Zanardo passa per un attimo, poi si accentra ancora, va a cercare Zubin, c'è Nichele e il Pordenone va in vantaggio, Matteo Nichele alle spalle di Emil Zubin, è spuntato dal nulla, Matteo Nichele 1-0 Pordenone, è lanciato Tisi, deve rientrare Dionisi, ce la fa, poi Tisi, il pallone sfida la palla e va sul fondo. Colpo, converge, può andare anche al tiro, colpo e buono il suo destro, il pallone è controllato da Careri, lungo il pallone per Novati, deve controllarlo Novati, va a sfidare Scudiero, Novati passa col destro Novati, Bordignon a terra, c'è Cicutini sul secondo palo, parte Tisi e proprio Ischia con la testa, la grande parata di Careri, è spuntato dal nulla Ischia, con il pugno Careri a toglierla dall'angolino. Zubin in aria, il dribbling di Zubin, passa per un attimo Zubin e poi Novati! Novati! Il 2-0 del Pordenone, ancora Novati! Dopo il gol in Coppa Italia non si ferma più Stefano Novati, 2-0. Ha lasciato per un momento la palla a Zubin, poi il contrasto di Zubin in aria, anche un po' di fortuna, pallone è finito ancora sui piedi di Novati, troppo facile, un metro dalla porta, con la porta vuota, non poteva sbagliare. Florian però a campo, perché adesso è un po' spezzato il draw. C'è Florian, serve Zubin, è buono il pallone, Zubin in aria, prova il pallonetto dall'altra parte dove c'è ancora Florian, il pallone sfiora il palo e va sul fondo, l'occasione di Lauro Florian, Novati va a pressare, a provare a riconquistare il pallone, ce la fa, attenzione Zubin, lo stop è così così, Zubin recupera poi col pallonetto, Zubin, pallone sopra la traversa, ha sbagliato lo stop Zubin, ne sbaglia due a campionato.
a cercare Zubini con la testa per Novati, grande sponda, Novati, l'intervento grandioso di Ischia, ha salvato tutto Ischia. Va a rubare palla Florian, si è addormentato in questo caso Rama, Florian se ne va, Florian col destro, pallone alto, ha provato a mettere anche la sua di firma, Lauro Florian. Chimento se ne va, Chimento, che giocata, sgroppata di Chimento, può vedere Zubin, lo vede in questo momento Zubin col piatto, era in fuorigioco ancora una volta, era ancora in fuorigioco Zubin, allarga le braccia e poi dà un 5 a Bordignon, ma non c'è più tempo, l'urlo di Fornasier, l'esultanza del Pordenone, finisce così, 2-0, crolla l'imbattibilità interna del draw, la fa crollare, un grande Pordenone. Dai Bertolotto, la chicca qual è di questa partita? Che il draw non perdeva dal 25 settembre 2011 in casa. E arriva il Pordenone. Promozione, eccellenza, però intanto il Pordenone ha battuto questa... Visalli, contano questi dati per una squadra? A voi che giocate non interessano? No, no, beh, contano, perché comunque vuol dire che in casa hanno una marcia in più, quindi quando giochi e sai che hai queste statistiche ti dà una carica in più. 9 punti, punteggio pieno dopo 3 giornate e domenica c'è il derby, ci arrivi al massimo, voglio dire, no? Assolutamente, però vedendo i giocatori che fanno parte di questa squadra, insomma, credo che non abbiano da aver paura di nessuna squadra, insomma, rispetto sempre, però assolutamente. Si parla di squadre che vogliono che prendano giocatori, Marano, però penso che parlavo anche con Alberto. Quando prendi un allenatore che insomma negli ultimi anni ha fatto dei risultati importanti, ha vinto campionati, gli stessi giocatori che ci sono, credo che sia... Però parlato è partito molto bene, Visintin, ha fatto bene in Team Cup, ha fatto punteggio pieno in campionato, cioè proprio una grande partenza. Sì, sì, beh, ma si vede che è una squadra costruita per vincere, sia a livello fisico, che conta molto, sia a livello tecnico, hanno molte risorse dalla panchina o comunque sono molto lunghi come squadra rispetto forse anche le altre, rispetto forse solo al Marano, hanno struttura per far molto molto bene e vincere, insomma, anche perché come dicevamo prima, onestamente è un campionato che l'anno scorso è un po' impoverito di qualche grande rispetto all'anno scorso, San Bonifacese, Real Vicenza, insomma il Porto Tolle che ha vinto, il Virtus Vecchio che può andare a perdere punti, insomma è Pordenone favorito per vincere. Pordenone favorito. E l'inizio del campionato aiuta ad aumentare la convinzione, no? Poi Francio, sicuramente dà consapevolezza nei propri mezzi, anche se poi ti dico non ne hanno bisogno perché i giocatori che compongono la rosa del Pordenone sono abituati a vincere. In poi più quest'anno permettimi di dire che anche sui giovani per una volta probabilmente ci hanno preso, nel senso che ha lavorato bene, Pinzini è stato bravo. Novati, Visintin, già l'anno scorso l'ha fatto molto bene. Molto bene, molto bene, un ottimo giocatore che vedo che si sta ristagliando il suo spazio, sono contento che parli. Perché poi alla fine in una partita come questa, guardiamo anche i dettagli, no? Ok, Novati ha fatto gol a porta vuota, però conta, no? Il giovane prende fiducia perché parli di lui, perché sta facendo gol. Ha segnato anche Marco Ledin in Coppa Italia, che aveva buttato fuori il Monfalcone, poi ascolta. Forse con la panza e tutto così, se giocassi vicino a Zubì ancora qualcosina riuscirei, grazie a lui, perché è un giocatore, io anche mercoledì eravamo a vederlo insieme, ma vedi, io ho sentito parlare di una qualità impressionante. È vero, però io ho sentito parlare per un mese di questo arrivo di Godes, sembrava che fosse, cioè Godes è un grandissimo, lo sappiamo, però quando uno ha Zubin, io non mi preoccuperei tanto, no? Che c'è che arriva Godes, oppure no, sbaglio? Ma infatti il Pordenone è ripartito come prima riconferma di MC. Sì, sì, cioè, fondamentale. È andato su 5 Godes. Giorni dopo, cioè, l'uscita dai playoff. Esatto, prima ma è andato su Godes, ma non perché... Però sai perché dico questo, Francio? Scusa, perché io ho sentito, a qualcuno diceva amici che giocano a calcio, ma sai, ecco, vedi, il Pordenone vuole vincere perché non prendi Godes che è sul mercato. Ma come, perché? Hai Zubin? Questa è la risposta. C'è qualcuno che ha messo in dubbio? Ma io fossi stato Alberto Lotto. No, per me Zubin è il più forte di tutti, ma non perché ho stima per il giocatore e per anche la persona, ma proprio perché lo dimostrano gli ultimi anni e soprattutto lui è una qualità che ha, che secondo me è stupenda, che è propositivo, cioè un leader, ma non è che fa la star, cioè insegna al giovane, si approccia col modo giusto, lo vedi le indicazioni che dà in partita, quindi dà sicurezza, e uno che gioca al suo fianco come Novati, che è un 95, non ha paura di sbagliare, perché comunque se subisce rimprovero lo subisce propositivo, per come lo vedo io in campo,
per come quel poco lo conosco. Ha fatto tanti anni di C lui, però negli ultimi anni che fa la D è un giocatore che tu metti firma che ogni anno 20 la gol butta dentro. Te li butta dentro. Ha giocato anche con Daniele a Gradisca. Sì, sì. Quel cioè, io, ha fatto bene bene. L'unica cosa era arrabbiato per i pagamenti un po' in ritardo della società. No, poi avevamo Zubin metto davanti. Insomma. Tu pensa che Gradisca ha sfiorato non è che ha sfiorato i playoff. No, eravamo secondi a un certo punto, C2, poi problemi economici, perché davanti avevamo Zubin e Neto, insomma. È una coppia abbastanza ben assortita. Quel Gradisca lì poteva giocare per il primo posto. Sì, sì, difatti eravamo secondi a un certo punto, poi è andata come andata. Poi è andata perché sì, ormai era già entrata nell'area. Detto questo, è stato venduto a gennaio, Varese. Avete fatto bene comunque quella seconda parte. Sì, sì, no, abbiamo tenuto bene. Sì, sì, sì. È una gran squadra. Purtroppo si sapeva già, lo sapevate voi stessi, che stava finendo quel ciclo lì. Insomma, io, signori in regia, voi mettete scritte sul monitor piccolo, perderò la vista. Secondo te, non vedo, non so cosa mi state scrivendo. Quindi mi dispiace, troviamo un altro metodo. Tu ci vedi che gli occhiali? Appunto perché sono le chiavi. Ma dovrebbero aiutarti, non riesco a capire. Ok, bene, Bertolotto che segue il Pordenone molto molto attentamente, quindi possiamo dire che quest'anno Lovisa ci ha visto completamente giusto. Ci ha visto giusto perché ha scelto Parlato. Cioè, è quella la mossa fondamentale. Io spesso l'anno scorso ho attaccato Parlato, però quando... Ah, sì? Sì, perché comunque certe cose... Anche il Pordenone ha attaccato. Anche il Pordenone, un po' tutti, ma fa parte del mestiere. Qualcuno ancora non l'ha capito, ma non è un problema. Qui io devo riconoscere i meriti a lui, perché un anno, che quello scorso che è andato male, da un anno non si giudica un allenatore. Perché ha sempre fatto bene, soprattutto è esperto di categoria, e quando ho saputo che il Pordenone si fida Parlato ho detto ha fatto la scelta migliore, perché ha vinto la Serie D e soprattutto sapeva come costruire la squadra. Infatti tra le prime cose, presi giovani, Chimento, Fornasier, cioè tutta una serie di appunto di fuoriquota che poi sono serviti. Ok, adesso ho capito cosa mi stavano dicendo, di mandare la pubblicità. Vai. Vado, andiamo, pubblicità, andiamo, vai. Via, torniamo fra poco. In studio con i nostri ospiti. Ascolta, state ancora ascoltando il nonno Francione, no? che dispensa la sua saggezza. Qual è il problema? Dice, io, mi piace poi sviluppare dall'intervallo quello che accade nell'intervallo in studio. Cos'è che manca, dirigenti? Preparati? Ma cioè, secondo me, anche su nel professionismo, adesso divaghiamo. Però manca tanti addetti ai lavori che non sanno fare bene il loro lavoro. Io credo che ci domandavamo perché nella squadra dell'Itala di un paio di anni fa in C2 c'erano tantissimi bravi giocatori che, tranne Neto, il resto comunque non è che sono stati poi presi da altre, tranne lui che poi è andato a Treviso alla fine, che comunque ha vinto due campionati a Treviso. Il resto sono stati un po', sono sempre rimasti qua in regione, perché Politi, c'è un problema, cioè, che Politi è dovuto scendere a scusate mai, cioè. Ma non è lo stesso oggi, tante squadre che nascono, che hanno anche possibilità di spendere, che si affidano a direttori sportivi che fanno disastri, anche questo è un problema, insomma. Perché ci sono tanti direttori sportivi che sono da molto qualsiasi amici, categoria, ma sono molto amici del procuratore, quindi insieme si fanno le loro cose. Ci sono tanti direttori sportivi che vanno a vedersi le partite, ci sono tanti direttori sportivi che non guardano la partita e non conoscono i giocatori. Esatto. Allora, se poi io vado in giro, dei presidenti anche. Ma certo, presidenti che magari mettono i soldi, però vogliono comandare, ma magari non hanno la capacità, perché la passione è una cosa, capire di campo secondo me è un'altra. E devi avere determinato. Devi farti aiutare, cioè, perché non sempre se io ho i soldi vuol dire che capisco, posso spendere, capisco di calcio, c'è la bravura. E poi posso permettermi anche tutto di dire quello che voglio, cioè devi delegare, che alla fine è la... È il ruolo del direttore sportivo, tante volte sottovalutato anche in queste categorie. Dai, secondo te chi è in eccellenza, per esempio, che ha questi difetti? Parliamo di cose concrete, dai, se... Mi vuoi proprio... Guarda, io metto chi ha un pregio, e non lo dico perché c'è lui, perché c'è Visentini in studio, però uno che va a vedersi tutte le partite giovanili è Massimo Barbieri, che è il DS del Fontana. Barbieri, qualche contrasto io l'ho avuto, ma bisogno con lui, ma devo riconoscere questo merito. Guarda, lui alla domenica mattina, secondo me è un bravo dirigente che sto pregando di rientrare, ma vedo che non ha voglia di rientrare, ma era uno che si guardava 350 partite all'anno di ragazzini di prima squadra, era Tramontini era una persona che di calcio sapeva costruire delle squadre. Cioè, questa è la bravura di un dirigente, nel senso di sapere
quello che è il reale valore del giocatore, non perché l'ha visto una volta, perché l'ha seguito. Se io nel mio lavoro decido di andare a proporre un giocatore, prendiamo anche Visentin, ti faccio un esempio, no? Visentin era a Treviso, ha vinto due campionati da titolare interregionale C2. Se io sono una squadra o di Serie D o di C2, vado a prenderle l'anno dopo, ma se tu vai a proporlo a un direttore sportivo del Cuneo, ma non perché l'ho proposto al Cuneo, mi dice Visentin chi? O lo stesso Maracchi, che adesso certo, è uno che viene fuori dal Tamai, che ha fatto 10 gol a Tamai, ha fatto super bene, cioè è finito a Treviso perché l'allenatore del Treviso dell'epoca era andato, l'aveva visto e l'ha preso. L'anno scorso ha fatto 9 gol in C2, quest'anno nei professionisti in Serie B non c'è stata una squadra che mi abbia detto: ah, l'ho visto giocare, bravo. Ma cavoli, ma cioè, non tutti, non vai a vedere, non tutti possono permettersi di fare come il Palermo, che vogliono il giocatore di Serie A fermato e lo pagano. Tante squadre, Cittadella, Crotone, cioè, devono andare sui giocatori che stanno facendo veramente bene, magari hanno prezzi super accessibili, ma è la scommessa. Il giocatore prendi dalla categoria più bassa ti fa bene, crea patrimonio societario, perché poi può essere rivenduto. Nei dilettanti, Visale, la figura del direttore sportivo c'è, e quanto pesa però un direttore sportivo che abbia competenza e poi potere nell'acquisto? Oddio, adesso non so quanto sia... Edio Pignano, sia... per esempio. No, beh, sicuramente Edio è un tramite con la società, quindi qualsiasi cosa un giocatore ha bisogno, a parte che comunque ha un ruolo anche d'amico. Assolutamente. Anche... Però nel costruire una squadra in una certa maniera, io penso che anche nei dilettanti, che in un'eccellenza, questa figura... Sicuramente devi andare, come diceva Francio, devi andare a vedere i giocatori, comunque ci sono i giovani, devi... bisogna andare a vedere anche i settori giovanili, cioè ci sono 95, 96 che giocano, che l'anno scorso erano allievi. Assolutamente. Quindi bisogna anche bisogna girare, cioè assolutamente non è che si può pensare di fare la squadra. Sì, perché col fuori quota, il primo che devi andare a prendere sono i fuori quota. Esatto, la differenza la fanno loro. La fai in quello, cioè, no? Secondo me muoversi già durante il campionato. Tu prima mi hai fatto la domanda, secondo me un direttore sportivo che ho visto lavorare bene in questi ultimi anni, l'ho detto l'altra settimana, è stato Rocco del San Daniele. Ne abbiamo parlato. Che con poco. Io ti ho fatto la domanda che tu hai sviato, però facciamo un esempio, il Crasi in Serie D non sapeva fare squadra, dico una cosa che non è vera? No, non dici una cosa. Purtroppo i risultati lo confermano. C'è un problema che mancava la figura del direttore sportivo? Mancava, ma il problema sai qual è? Te la faccio in breve. Tante volte viene nominato anche uno direttore sportivo, ma se non hai poteri, perché il buon Briaschi, che abbiamo parlato prima, che è il direttore sportivo del Marano o ex direttore sportivo del Marano, si è trovato nella medesima situazione a Porto Tolle. Nel senso che è stato preso, però non aveva tanta voce in capitolo. Allora, nelle società di calcio, secondo me, i ruoli devono essere rispettati. Io faccio il presidente, sono appassionato, garantisco dal punto di vista economico, esprimo le mie opinioni, perché giustamente è ovvio che uno... Però ci deve essere una persona però di campo. Però tantissimi DS stanno lì in quella situazione, cuscinetto, tanto io le decisioni maggiori le prende il presidente, io non ho mai... Ma sai qual è il problema? Secondo me, io lo dico... Che poi basta non fare disastri, no? Io ho preso, chiedo scusa al Crasco, ho fatto il loro esempio, però in eccellenza, non sempre ormai, nei dilettanti ha dimostrato di aver fatto qualcosa di inimitabile quasi, perché la loro scalata resta storica, voglio dire, in quello sono stati encomiabili, però poi in Serie D c'è un cambio di mentalità, di competenza, che non sono stati in grado di farlo. È vero. E allora lì bisogna essere attenti e capire che serve una figura. Io ti dico, no? Io ti faccio un esempio di direttori sportivi bravi, Willy Monaco. È un direttore sportivo che ha lavorato bene, perché il Corno con poche risorse ha fatto delle cose egregie. Potenzialmente, adesso così te la dico, il Carlino secondo me è una squadra che come proprietà ha una proprietà super solida. Ma? Secondo me il presidente Zanuta, con le varie attività che ha, non ha tempo di dedicarsi anima e cuore al Carlino, e avrebbe bisogno, secondo il mio punto di vista, di una persona che lo aiuti nel mercato. Allora, abbiamo parlato di Kras e Carlino, no? A caso due squadre con cui hanno giocato oggi, contro Visentin e Visalli. Bene, parliamone. Non abbiamo purtroppo le immagini oggi, vabbè, da Kras è quasi un'impresa avere le immagini, non ce la faremo penso mai. A Carlino oggi no, non so cosa è successo, purtroppo ogni tanto anche noi non abbiamo tutte le immagini. Partiamo di questo 2-1 in rimonta, come nasce? È una sconfitta che brucia parecchio. Abbiamo fatto un ottimo primo tempo, andando in vantaggio contro Nizzo. Potevamo probabilmente raddoppiare in varie occasioni con dei contropiedi fatti bene.
Secondo tempo non abbiamo rischiato niente fino al momento delle... Scusi, ormai mi sto divertendo tantissimo. Ha segnato Tonizzo? Tonizzo, sì. Ma mi hanno detto che ha segnato Moras. Perfetto, oggi no, qualsiasi cosa mi dire... Vabbè, ruolo lo stesso. Assist di Moras. Assist di Moras, sì. C'è qualcosa. Perfetto, vai. Secondo tempo abbiamo rischiato niente, ben compatti, fino al momento dell'espulsione di un mio compagno, doppia munizione. Da lì abbiamo preso subito gol su palla inattiva. È l'1-1 che in quel momento ci poteva andare bene. E abbiamo preso un rigore al 92esimo, tra l'altro causato da me, che grida vendetta. Rigore? Sì. Ha fatto lui per quello. Lui, però. Era abbastanza discutibile, ma insomma. Allora sarebbe il secondo consecutivo per il Kras, perché anche esatto. Gemona non era poi così chiaro. No, questo c'era. Io l'ho visto con il Gemona nelle immagini, così questo è ancora peggio, onestamente. Ancora no, perché peggio. Sono io, sì, sì. Ok. Però vabbè, andiamo andare avanti. Azzanese, partenza fantastica, Risaldi. Siete ancora la squadra dell'anno scorso, anche se manca Fantin, siete sempre sorprendenti. Proviamo a migliorarci. Io già te l'avevo detto, non ci poniamo obiettivi. Il primo obiettivo è sempre stato quello dell'anno scorso, raggiungere la salvezza. Dopo quello che viene si prende, si cerca sempre di migliorare. L'importante è che secondo me si parlava di giovani, la differenza la fanno i giovani. Io ho visto l'anno scorso a Monfalcone, avevano il gruppo dei vecchi, però i giovani sono partiti e sono migliorati dalla prima partita fino alla fine, e dopo hanno recepito la mentalità del mister, dei vecchi e tutto. Secondo me se i nostri giovani, con l'aiuto di noi vecchi e seguendo indicazioni del mister e comunque chi gira attorno alla società, se riescono a recepirli, metabolizzarli e continuare nella strada giusta, secondo me possiamo dire la nostra. Cioè, ci avresti pensato di aspettare qualcosa di più? Secondo 3-1 consecutivo, cioè, situazione partenza clamorosa di Zanutta in panchina. Guarda, io avevo parlato con alcuni ragazzi che erano stati a vedere la partita domenica scorsa, mi avevano detto che avevano fatto una partenza a razzo, erano andati anche in vantaggio se non sbaglio. Oggi più o meno è stata falsa riga. Sono passati in vantaggio, credo, con buono punto. Sì, oggi con buono punto. Subito dopo abbiamo pareggiato, loro hanno avuto 20-25 minuti probabilmente di predominio, questo sicuramente. E dopo abbiamo pareggiato e secondo me sono un po' calati. Ma senti, secondo te, so che è brutto parlare degli avversari, ma basta Grob al Servis Muzzano per diventare una squadra da playoff? Devi chiederlo a Francio, che lui è un intenditore, sentivo la trasmissione. Ok, glielo chiediamo, non vuoi sbilanciare. No, secondo me è un ottimo giocatore. Sentivo la trasmissione della scorsa domenica, è ovvio che non, se si fa male è sempre quello. Devi trovare i meccanismi giusti dopo per cercare di sopperire la sua mancanza. Bisogna capire innanzitutto questo Fuscello se saprà rendere come... È un ruolo diverso. Cioè, Fuscello completa Grob. Sì, appunto. Fuscello è quello che fa fare i gol a Grob. Bisogna capire come si comporterà Fuscello e il ritorno di Grob. Una volta capito questo, però, è una squadra della playoff o no? Il Cerri Smuzzane. Ma secondo me lo era sì. Quasi l'anno scorso. Cioè, secondo me sì. Però serve il problema. Però un inizio così, francamente, è spiazzante. Sicuramente non era nelle previsioni, però sai, gli attaccanti, allora, di qua abbiamo secondo me due dei migliori difensori che ci sono in regione. Assolutamente. Comunque assolutamente, se fossi direttore sportivo e dovessi costruire una squadra da vincere, sarebbe proprio una coppia centrale. Non partirei ideale, però dovrei avere anche qualche soldino in più in tasca. Presidente. Però, detto questo, le punte sono sempre fondamentali. Cioè, io oggi ero a vedere UFM Tamai. Che tra l'altro vuoi che la vediamo un attimo? Se vuoi la vediamo. Dai, cioè, la vediamo meglio. Abbiamo la copertura e ci dici tu com'è stata. Sì. Cioè, dici un po' com'è andata questa partita. Allora, primo quarto d'ora secondo me Monfalcone, essendo quello zero nella casella della classifica, è partito molto timoroso. Il Tamai continuava a giocare, però senza creare grosse palle gol. Dopo il quarto d'ora invece Monfalcone bene. Diciamo che oggi Mister Zorati si è inventato la mossa di far giocare Carli a ridosso di Acampora. Acampora unica punta, Carli trequartista. Che gol! Questo è un gran gol di Restani che portava in vantaggio Monfalcone. Vedi che l'acquisto non è stato poi tanto sbagliato. Però ti dico, io ho visto due squadre, il Tamai che magari cercava un po' più di giocare, però non aveva sfogo in avanti, mentre il Monfalcone
alla fine ripartiva come solito con le spizzate di Carli, una Campora che svariava su tutto il fronte d'attacco. E si è visto anche nella prima immagine, a Campora subito pericoloso, ha preso il rigore, sbagliato da Carli che non li sbaglia mai, e oggi invece vedi se l'è fatto pare. Qua ha fatto un gran gol Furla per il Tamai. Strano però che contento mi prenda un gol così, eh? Però è stato molto rapido il giocatore, secondo me ha fatto un grandissimo gol, anche se forse prima sono lamentati molto quelli di Monfalcone, c'era un fallo su Martincigi in uscita che ha subito uno sgambetto, persa palla, fallo non fischiato, cross immediato, gol 1-1. Detto questo, secondo me sono due squadre che se davanti riuscissero a inserire un pezzo, un giocatore importante, potrebbero avere più probabilità di salvezza, perché già mancano. Questo acquisto con il gol che stiamo rivedendo davvero fantastico aiuterà l'UFM sicuramente, però vedi, adesso ti faccio un esempio: il Monfalcone si fa male a Raboni, devi giocare con la Campora che prima punta non è, anche è se si danno l'anima e tutto, e oggi ha giocato Carli trequartista. Sì, certo. Oggi consentitemi che per il valore del Tamai, che è un'ottima squadra, però è una partita alla portata del Monfalcone, quindi Monfalcone in casa contro il Tamai deve vincere. Adesso hanno pareggiato, da morale e tutto, però sono quelle partite che dovresti vincere perché però se hai dei problemi in attacco fai fatica a fare dei gol. Bisogna vedere quando rientra Raboni, che Raboni è, dovrebbe rientrare domenica, questa mi hanno detto che dovrebbe rientrare. Potrebbe lì Visintin cambiare la stagione dell'UFM? Ma sì, potrebbe sicuramente, dai, comunque da una grossa mano, penso possa dare una grossa mano in attacco anche per sgravare a Campora dei suoi compiti. Certo. Solo lui del reparto avanzato, che insomma è un ragazzo che io ho avuto l'anno scorso il piacere di giocare con lui, è molto bravo onestamente. Sì. Ha dimostrato di avere un talento importante, migliorato anno per anno. Cioè, insomma, mi senti tu che hai conosciuto quell'ambiente, abbiamo visto le immagini del nostro Fabrizio Recchia che passava sul pubblico al Boito, anche quello è un elemento? Sì, l'anno scorso giocavamo però al Kozulic, sì, ed certo, era un po' più lontano, non è che sentiva questo calore così. Lì al Boito ce n'avamo. Sì, no, la gente non mancava. Difatti Monfalcone è una piazza che un po' il calcio, cioè, gli piace, insomma, che gli manca da qualche anno, sì, così. E, insomma, fa piacere vedere un buono stadio comunque con tante persone, insomma, vedere Monfalcone, e sicuramente può dare una mano alla squadra che, insomma, io spero onestamente che riescano a centrare una salvezza importante. Insomma. Sì, abbiamo chiuso così anche l'argomento Serie D, abbiamo visto tre partite davvero... Però io volevo spendere una parola su Peressini, portiere del Tamai. Tre rigori parati già. Bravo, 93 fuori porta, è come giocare con un vecchio in porta. Io l'ho visto veramente. Tu puoi spendere giustamente le parole perché ti ho chiamato per questo, insomma, mi devi dare queste chicche. Però stavi andando già. Stavo scavallando per fare una domanda a te, per dirti, stiamo parlando di Azzanese e Fontanafredda, tu da giornalista pordenonese. Sì. Cosa ne pensi di queste due squadre? Entrambe costruite bene, con dei fuoriquota bravi, e questo va detto, perché il Fontana Preda appunto ha preso Valente, che è un buon 95, e l'Azzanese ha Caculi, che era della San Vitese 95, che già dall'anno scorso, e ha preso Tocchetto, che oggi ha fatto gol, e soprattutto anche Caculi ha fatto l'altro, quindi sono, almeno se non sbaglio, fatto l'assist per il gol di Tocchetto. Però cioè, avrei voluto vedere l'Azzanese con Fantina, e lì cambiava ancora aveva qualche ancora chance in più per arrivare lì sotto, secondo me, perché comunque ha perso Paciulli, ha perso Zusso, però ha guadagnato Nonni. Anche senza, secondo te, Fantin, soprattutto in eccellenza, un giocatore che non si può regalare, nel senso no, appunto, se dico ce l'hai, che è di diritto una delle pretendenti, appunto, secondo me l'Azzanese. Infatti, no, quello che stavo dicendo, sono stati sfortunati. Sì, infatti, no, avrei voluto vederla. Non solo il tuo parere, penso sia il parere di tutti quanti, che no, sì, okay, senza Fantin, cioè no, con no, Fantin no, sarebbe un'altra squadra. È vero. No, sì, e poi ha perso quei due giocatori che sono andati a Chiosa, che sono Zusso e Paciulli, però io mi aspetto molto oggi in gol. Credo di sì, se non è un altro. Paciulli no, Zusso no, perché Paciulli, non ha giocato. Sì. Anche Paciulli, no, questa si è rifatto male. Ah, si è rifatto male. No. Però io mi aspetto molto da Carniello, secondo me l'anno giusto della sua esplosione è che ha le doti, se non proprio le stesse caratteristiche, però le doti per emulare un po' la crescita che ha avuto Zusso negli anni all'Azzanese, e poi c'è Nonis, che è un giocatore che è divino, sì, per l'eccellenza. Comunque bravo, vedi, tornando ai direttori sportivi, secondo me bravissimo il loro direttore sportivo, che personalmente non conosco. Però si fa male Fantin, è un giocatore importante, è andato a prendere Tocchetto, che è un fuori, no, buoni contatti, ma è un fuori quota che ha fatto due campionati di Serie D, quindi te lo trovi
già pronto, sì. Mentre magari Fontana Fredda, che secondo me è costruito bene, però una punta forse da affiancare. Doveva prendere Visentini. No, 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 beh, no. La rinforzo 94, però Tocchetto Grotto 94. Grotto non esplode mai. Non so, a me piace molto Grotto, sì, forse gli manca un po' di cazzimma magari, no? Ma Grotto però... l'anno scorso, scusatemi, era quello che avevo visto in primavera a Udine? No, lui arriva, credo di sì. Era Udine? Arriva, sì, beh, sì, arriva sì, era l'Udinese in primavera l'anno scorso? No? Credo di sì. Sì, sì, è lui. Non ha, cioè può avere la bravura di Tocchetto, ma sicuramente, purtroppo io il campionato di primavera vado ogni sabato a vedermelo. L'esperienza di Serie B. Cioè ragazzi, è una cosa, è un campionato veramente juniores, non dico regionale, perché se tu togli... quelle 4-5 squadre che investono per girone, ma parliamo di Milan, Inter e sì, cose. Sì, se tu vai a vedere Udinese, Cittadella, Verona, no, il Chievo fa bene, Brescia, sono tutte squadre che poi a fatica dopo giocano in D, quelli che vengono fuori da quel capitolo. Sì, o sì, c'è sì, quello sì, bravo, bravo, mentre Tocchetto è già uno esperto. La D forma di più, ma c'è, non è solo la D che forma, è il campionato di per sé. Cioè nel campionato primavera non ci sono retrocessioni. Cioè già lì tu giochi la veramente mentalità. Per i tre punti, quindi la mentalità è diversa. Forse in primavera, cioè, io ho fatto il campionato primavera, esatto. E la mentalità che c'è in una primavera, in una prima squadra. Sei in uno spogliatoio di uomini, esatto. Cioè quello aiuta quello a crescere. Esatto. Però Fontana Fredda anche, cioè questi ragazzi sì. Sono suoi, cioè Grotto è suo. Cioè, quindi no, ha no, questo no, io non sto dicendo che ha sbagliato a prendere Grotto, no, sto dicendo però, che fra i 2,94 sicuramente c'è una differenza grossa, ma no, se Grotto deve fare una Fredda è ovvio che lo lanciano, però c'è una differenza grossa. Ok, però dicevi punta, Visentini, cioè Roman del Prete, ma è vero che doveva arrivare anche l'altro Roman, ne sai qualcosa? No, non lo so, io sono due settimane lì onestamente. Non, non è vero, resta tranquillo dov'è? Tra no, no, è a Torre, sta bene. Torre. Ok, va bene. Ha già iniziato bene. Benissimo. Però Roman del Prete c'è, voglio dire, forse non è stata rimpiazzata del tutto l'assenza di Fabbro? Ma guarda, sì, non lo so questo, sono discorsi che non, sinceramente non forse manca non una prima punta, dai. Forse non spettano a me, peso, ma probabilmente peso, manca una cioè, prima punta. Per ambire probabilmente a poter, la statura della squadra è molto buona, secondo perché me. Perché ti ha convinto questo Fontana Fredda, per esempio? Ma guarda, per farla breve, io sono stato 3 settimane a Vicenza, per tanti motivi sono tornato a casa vicino, per stare vicino a mia moglie, insomma certo. Così volevo dire. Mi ha convinto, conosco molto bene Alessandro Moras, il mio testimone di nozze tra l'altro. Ah, ok. Perciò insomma mi ha convinto lui, mi ha convinto comunque anche, ho parlato col direttore Barbieri, persona molto in gamba, mi sembra che sa costruire le squadre molto bene. E mi ha convinto insomma il progetto società, che vuole fare un bel campionato e insomma così speriamo che vada bene. Sei convinto dalla società insomma, quali obiettivi ti hanno posto? Ma guarda, non ci hanno posto, non ci hanno detto dovete vincere, però insomma anche io come carattere, già che gli ultimi anni mi sono andati bene, non dico che voglio vincere a tutti i costi, però vorrei star su. Senti, il Crash che hai visto oggi è davvero la squadra più forte potenzialmente dell'eccellenza? Guarda, è una squadra... Franzoni ride. No, perché ne abbiamo parlato in macchina, quindi voglio vedere cosa ti dice. No, no, vabbè. A parte che oggi mi ha rubato la partita, però va bene. Allora. Okay. Questo concetto è sottolineato bene. Non ho le immagini, ma no, è una squadra che ha dei giocatori importanti. Ha dei giocatori importanti, questo sicuramente, per la categoria. Che hanno grande fisicità, buona tecnica. Per vincere il campionato, come abbiamo detto prima, più volte ci vuole una struttura di squadra. Che non c'è ancora. Forse non c'è ancora, quello che ho visto io oggi. Beh, però comunque è una squadra che ha... Faccio un'altra domanda, Franzoni. C'è una rivale per questa squadra che magari non sarebbe la più forte, ma forse gli manca una rivale importante? Ma ti dico, secondo me... Tu hai detto loro. Io ho detto loro l'altra settimana, ma l'Azzanese, vedi, io vedo la tranquillità di Visali che mi preoccupa. È tranquillissimo. No? Dovrebbe, cioè, che mi preoccupa, dovrebbe preoccupare gli avversari, perché secondo me loro faranno di nuovo... No, sono tranquilli, è vero. Come l'anno scorso, faranno sicuramente bene. Però davvero che senza Fantin si può provare a impensierire il Crasco in quanto a gol ne ha parecchi, anche a rigore, a quanto pare. È ovvio che col Fanto... Il peso offensivo era di, secondo me, io vabbè, sono di parte, però come giocatore penso che sia per la categoria un top player, ecco. Sì, sì, sì. Non sì. Solo perché comunque per il un corazziere là davanti, però è comunque un giocatore che gioca per la squadra. Quindi
poi gioca in funzione della squadra, e pensa per la squadra, cioè, e dopo la butta dentro. Sai un'altra cosa, però, quando parliamo del Lazzanese, chiedo anche a te Alberto, anche anni passati Lazzanese era una buona squadra, però peccava in maturità e in mentalità. È cambiata in questo? No, sì, è cambiata, dall'anno scorso. Ha avuto anche un po' di fortuna, nel senso che se la San Vitese l'anno scorso avesse fatto e avesse avuto altre possibilità all'inizio, alcuni giocatori ne avrebbe prese. Questo ragazzo qua a fianco, anche Maurizio, che magari poteva Fantin, ha avuto diciamo un po' di fortuna. Diciamo che erano da San Vitese, se non ci fosse ciò non problemi, toglie la bravura, fatta questa premessa, secondo me dall'anno scorso è cambiato, anche perché l'allenatore, che adesso possiamo dirlo da marzo scorso, che è Davide Giordano, ha voluto, altra pedina importante, ha voluto i suoi uomini, cioè certo. con questa struttura, con i suoi uomini, poi hanno messo a fianco altri giocatori e le cose sono venute fuori. Poi comunque c'è da dire che hanno, e questi uomini e l'allenatore hanno una mentalità vincente. Questo è stato il cambio, avete portato anche mentalità, no? In questa Azzanese giovane, ma che non era forse pronta per giocare in alto. L'intento già dall'anno scorso era quello di creare una mentalità dilettante, perché comunque la categoria è dilettante, però professionista, soprattutto per i giovani. Un po' alla volta ci siamo riusciti quest'anno con l'innesto di Renzo Nonis, che secondo me, che dir si voglia, per me è il giocatore più forte che c'è in regione, perché io l'ho avuto da compagno di squadra e le giocate che fa lui. Francio, cosa dici? No, sicuramente è un, come diceva prima, un top player Renzo. Ok. Ma Renzo è il classico giocatore. Avrebbe detto la stessa cosa se giocava ancora Francione, non lo so. No, ma non c'entra, ma Renzo è il classico giocatore. Due ruoli. Quando giocava lui era un altro. Che tu metti davanti, se tu sei un allenatore propositivo a cui piace giocare a calcio, di solito il primo giocatore che prendi, concedetemi il paragone, è il Pirlo della situazione. C'è il giocatore di qualità che dai tempi, e Nonis in quel ruolo lì è sicuramente uno dei migliori giocatori che ci sono in circolazione. Giordano lo conosceva bene perché credo siano stati compagni, esatto, anche a San Vito. Vitese. Ma la verità qual è? Che un allenatore che vuole vincere, vuole far bene, cerca sempre di portarsi dietro i propri uomini, no? Giusto. Lo stesso Pordenone che abbiamo parlato prima, ci sono quattro sono giocatori. Sono modi però di gestire i gruppi. Sono quattro giocatori che lui ha avuto a Rovigo e dopo due di questi a Sacile, perché Dionisi, Nicolini. Stocco, la devi pensare come allenatore, cioè esatto. Devi, cioè giocatore così, che sai quello che vuoi, esatto. che sa sono il giocatore che il sa gruppo. No, stasera non abbiamo mostrato immagini di eccellenza, la prima volta che mi capita, però ma ne abbiamo? No, dopo abbiamo la promozione, dopo la pubblicità, va bene, però visto chi sta parlando stasera potevo farne a meno. Pubblicità e poi le immagini della promozione. Siamo in onda per l'ultima parte di A Tutto Campo e vorrei fare solo un po' di chiarezza, vediamo di nuovo se ci sono i risultati di eccellenza per un ultimissimo commento, visto che abbiamo parlato tanto giustamente con i nostri ospiti di Azzanese e Fontana Fredda, volevo sottolineare anche degli altri risultati, che ne dica Francione, il Chionzo è una buona squadra come avevo ipotizzato, infatti vince 3-1. Quando ho detto male del Chionzo? L'altra domenica, no? Io ho detto che secondo me il Chionzo ha un grandissimo attacco. Però non ti convince. Magari bisognerebbe rivedere un po'. Lumignacco ha già perso. Lumignacco invece è di nuovo da capire questa squadra, francamente. Adesso noi siamo bravi perché sputiamo sentenza la seconda giornata di campionato. Perché adesso, scusatemi, chiedo a voi l'altra domenica, mi ha chiesto chi retrocede. Cioè, alla seconda giornata fa bene, fai però fatica, tirare no? fuori degli argomenti. Ma certo, però fai fatica la seconda giornata. Anche allora, perché poi Francione, lui ascolta. È specialista, perché una squadra vince la domenica, avevi ragione. La domenica dopo perde e ti dice: ma hai visto che ha perso, allora avevo ragione io. Fa bene a tirarti su di catena. Sono 30 domeniche. Vedi, è lunga la storia. Lotto, io mi diverto con il dottor Francione per questi motivi qua. Possiamo quasi chiamarti dottore, no? Perché siamo quasi. Devo ancora fare il diploma, cioè okay, il diploma. Però tu ti ricordo che tu dal numero 10 è il tuo compito di dare sentenze, insomma, e anche lasciarci a bocca aperta. Comunque, meno male che c'ha Zecco, perché se non ci prendessi mi faresti nero. Infatti, per quello parlo con te, perché è un piacere so che c'è Zecchi. Dicevo, bene il Chionzo oggi, abbiamo parlato di Azzanese Fontana Fredda, la Gemonese, nonostante le nozze di Dre, e quei sono i dilettanti, conta. Ma tutta Gemona. Ha vinto le nozze di Dre ieri.
Beh, non è come in Serie A che vai a vedere altre cose. No. Qua devi controllare anche questo. Hanno messo un po' di benzina. Sì, ha messo un po' di benzina, quella giusta, probabilmente ha battuto 1-0 la Manzanese. Guarda caso con gol di Marco Rossi. Fai gruppo con quello. Sì, gol di Marco Rossi, dicevamo. E poi ancora bene l'SM Gradisca che vince ancora gol di Campanella oggi. E questi sono i risultati fasulli che avevo questo pomeriggio. No, sono quelli giusti. Crasso, Tanafreda, abbiamo detto, bene. Importante la vittoria del San Daniele San Luigi, seconda consecutiva, e poi pareggio tra Tormezzo e Virtus Corno. Nel quadro di giornata, Francioni, qual è, a chi dedicheresti un commento? No, direi molto bene la Zanese, su un campo che comunque è difficile, c'è cioè Smuzzane. Preoccupante un pochino perché la squadra giovane, la sconfitta in casa forse della Manzanese. Anche San Luigi deve stare attento. E anche San Luigi rischiato, che è partito, pensavo avesse un altro tipo di partenza, invece non è partito. E anche il Tolmezzo che di solito in casa costruisce le sue salvezze, oggi ha pareggiato col Corno, che comunque insomma è una squadra di giovani promettenti, il Tolmezzo, ma è sempre una squadra molto giovane. Se il Tolmezzo partenza rilento perché ha fatto male anche in Coppa in realtà, perché col tredicesimo ad esempio ne ha presi 4. Promozione Girone A invece, perché poi passiamo con le immagini, andiamo a parlare di promozione Girone B. Questa è la prima categoria Girone A, che abbiamo già visto tutti i risultati. Passiamo in promo Girone A, una categoria cambiata dei verdetti. Tra l'altro la Zanese l'anno scorso era protagonista dell'errore che aveva schierato proprio la prima giornata con la Manzanese, uno squalificato. Bertolotto, ho visto tra l'altro il tuo pezzo in settimana proprio a sviluppare questo argomento, ci ricascano ancora Caporeacqua e Prata. Cioè, non c'è un metodo secondo te per capire i tuoi squalificati? Toffoletto ti ha detto di come no. Chiedere, sì. Sai chi era il più bravo di tutti? Chi sapeva sempre chi era squalificato? Ventura del San Giovanni. Ventura del San Giovanni, ma scusa, quando sapeva chi erano gli squalificati, era già preparatissimo. Ma perdonami, io lo trovo strano questa cosa. Ma a me sembra strano che un giocatore non si ricordi che era squalificato. Cioè, magari la quarta ammonizione poi dimentica. Cioè. Ma scusa, potrebbe esserci un comunicato prima che partano la stagione con gli squalificati? Questo io ho chiesto a Toffoletto e lui ha detto che è molto difficile più che altro perché c'è tutto un sistema informatico per farla breve. Per cui poi è difficile andare lì a calcolare, dovresti farlo manualmente. Ma chi ha fatto ricorso? Secondo me bisogna. Ha scoperto che chi era squalificato. Secondo me servirebbe uno della NASA quasi per riuscire a fare cose. Più o meno. Difficilissimo. No, forse no, oppure non lo vuoi fare, non lo so, però non penso sia così impossibile, dai. Dice di no. Okay. Lui ha detto è un po' difficile, ci proveremo però. No, non è compito della FIGC fare questo, sono le società che devono stare attenti, però. Però dare una mano, no. Sì. Comunque volevo dirti una cosa, ieri sera c'era Friuli Doc. Sì, non c'ero ieri. Bravi giocatori dilettanti del nostro campionato, perché sinceramente... Ne hai visti pochi? Ne ho visti quasi nessuno. Ne ho visti, credo, guarda. Almeno i conosciuti erano a letto, se dopo qualche fuori quota è scappato al mio controllo. Promozione Girone A, chiudiamo, a parte questo commento sui problemi di... Gravis che perde il punto guadagnato col Fagagna e soprattutto del Prata che perde dopo la vittoria col Caporeacqua. Caporeacqua ne prende altri 4 stavolta a Precenico con Lignano, partenza bruttissima per questo Caporeacqua, quest'anno c'è da lavorare. Vince stavolta il Prata col Gravis, le due squadre che hanno perso a tavolino. E poi sottolineiamo, non so, Francione, tipo Torre che continua a far bene, che è una squadra interessante. La tua squadra del cuore che perde. Questo volevi sottolineare, no? Mi dici sottolineiamo. Quindi, la tu tua dici che il cuore. Caporeacqua ha perso. Non è la tua squadra del cuore il Caporeacqua. Senti, dai, qual è il risultato dei commenti qua invece, Francio? No, qua mi fa piacere intanto il 4-1 del Lignano, insomma, che dopo la prima sconfitta oggi... Come mai a Precenico? Problemi col campo. No, l'altra... La sconfitta del Brian, dai. La sconfitta del Brian, insomma... È pesantina. Adesso non sappiamo com'è... Però il Fiume Bannia è una bella squadra. Mi ha detto anche che... Però il Brian vuole vincere. Vabbè, questo sì, ma se vuoi vincere non ne perdi due. Ma anche il chiosco famoso con le ragazze che ballano fino a mezzanotte. Bannia, che è tornato a vincere. Ah, vedi. Tu dici che il Fiume può competere per vincere? Torre, sì, sono d'accordo. Prata no? No, più Torre. Più Torre, stesso gruppo, giocatori di categoria, anche alcuni superiore, tipo anche Benedetto dietro che ha preso quest'anno, Giordani che
uno dei miei giocatori preferiti, lo dico, non ne faccio mistero, è un gruppo granitico, okay. È un gruppo vero. Torre il Cordenons? Sì. Cosa ha fatto il Cordenons? Ha pareggiato 2-2. Ma 4 punti, no? Se non sbaglio. Sì, però vedi, dai continuità. Cioè, la squadra forte all'inizio comincia, fai 2-3 vittorie, magari secondo beh, me. Beh sì, il Torre lo sta dimostrando, effettivamente. Poi non so, io non sono bravo come i veri giocatori. No, io però... sai che tifo sempre per quelle squadre fatte di... tanti vecchiotti come potrei essere. Dai, il Cordenons è una buona squadra, ha fatto molto bene col Brian, ho visto le belle giocate, però deve trovare continuità. Beh. Sì, anche perché in Coppa pronti via appunto ne ha perse due, se non ricordo male, ha vinto l'ultima che era ormai influente, sì, ha vinto, poi ha perso, deve ancora un po' trovare la sua quadratura. Okay. Passiamo in promozione, girone B, Simone Fornasera ha visto Cervignano. Questi sono i risultati di oggi in promozione girone B. Noi ce l'avamo per Cervignano-Vesna e poi Torreanese terzo. Questa vittoria della Torreanese neopromossa, secca, 3-0 su un terzo, forse quest'anno troppo giovane. E poi tanti investimenti, non c'è più continuità in quel senso e forse le magagne saltano fuori. Finita la benzina. Finita, mi sa che è finita, sì. Vediamo Pro Cervignano-Vesna. Il Vesna soffre per un tempo, poi rimonta ed ottiene i primi 3 punti della stagione in casa di una Pro Cervignano bella solo per un tempo. Una bella partita, comunque, tra due squadre che potranno recitare un ruolo da protagonista in questa promozione. Al 12esimo è Ferro a trovare la prima conclusione in porta, quando, servito da Braidotti, fa partire un diagonale che Carli controlla distendendosi. Al 24esimo la Pro Cervignano passa. Prolungata azione con Braidotti che alza un campanile sul quale prova ad intervenire Scherbina, che però serve il liberissimo Marino che da pochi passi insacca. Fatica a proporsi il Vesna e l'unica occasione se la crea con un tiro di Alberto Kerpan controllato in due tempi da Saranovic. Ripresa che vede ancora la Pro Cervignano buttarsi in avanti e dopo 9 minuti è Braidotti che, con un elegante doppio colpo di tacco, arriva al tiro, con Carli a respingere con i piedi. Ma al 13esimo il Vesna pareggia. Splendido schema da calcio d'angolo, con Bozic a cercare e trovare Muiesan, che lascia partire un gran destro che si insacca. E al 37esimo la rimonta è completata con la sfortunata autorete di Della Rovere, che va a deviare in rete una punizione dalla tre quarti calciata da Dragosavljević. 2 minuti più tardi potrebbe essere Tris quando Saranovic si lascia sfuggire un cross di Dragosavljević, rimediando poi sulla ribattuta di Muiesan. È l'ultima emozione con il Vesna che fa ritorno sul Carso dopo aver fatto bottino pieno. Vorrei rivedere se lo recuperate il gol di Muiesan, perché ero distratto e mi è sembrato un bel gol, no? Muiesan è un altro che sposta gli equilibri, no, Vicentino? Beh sì, un giocatore, un attaccante comunque, come si dice una volta, di razza, che gol li ha sempre fatti, insomma, queste categorie qua. Questa categoria qua sì, l'anno scorso in eccellenza forse no. Forse un po' di no, aveva più concorrenza, sì. Una piazza insomma esigente, insomma no, però è un giocatore che gol li sa fare sicuramente. Vediamo se arriva al gol. Ha giocato poco l'anno scorso, è partito benissimo. Forse se avesse giocato un po' di più magari avrebbe dato una mano a Costantini a fare dei gol. Dopo che Muiesan si può criticare nel non nell'atteggiamento, però diciamo nella voglia, ti sembra sempre uno svogliato, però è uno che la domenica ci puoi contare. Uno che ha molto vigore, un attaccante ha molto vigore da... Pro Cervignano, passo falso, quindi col Vesna invece a pochi passi vittoria netta 4-1 del Torriscosa col Trieste. Un Trieste che, attenzione, sulla carta una rosa importante, mancano ancora molti giocatori che recupererà mister De Bosicchi, però 4-1 è netta, questo Torviscosa è lanciatissimo dopo 2 giornate, Francia. Torviscosa ha confermato quasi la totalità della rosa dell'anno scorso, che a mio avviso insomma, era una squadra di tutto rispetto. È stata una sorpresa che siano retrocessi, sì. Questo secondo il mio parere. Ha pagato la partita. Però quest'anno il gruppo, e l'anno scorso comunque si notava, era molto compatto,
E quest'anno sono ripartiti, stessa squadra, una categoria inferiore, e a mio avviso saranno decisamente i protagonisti. In più ha messo dentro Paolini, che comunque è un giocatore super navigato e super esperto e molto bravo. Quindi sai che devo andare di nuovo in pubblicità? Quest'anno una volta parlavamo, la pubblicità non sapevamo neanche com'era. Oh, sai cos'è? Forse stiamo diventando ricchi, perché è una buona cosa. Ah, possiamo chiedere il gettone di partecipazione. Allora. Sì, a questo punto ne parlerò con Michele, perché se c'è così tanta pubblicità va benissimo. Allora, pubblicità e poi verifichiamo i conti. A dopo. Eccoci qua, ultima parte di A Tutto Campo. Abbiamo parlato molto di eccellenza, abbiamo cominciato a vedere anche i servizi di promozione. Domani tutto riassunto alle 20 durante Lunedì in Gol con le immagini e la rassegna stampa. Sai che adesso c'è un servizio di Magrini? Però non è il chiosco, Franzi. Allora stiamo cambiando... Ti do questa notizia. Sta diventando giornalista. Ma non va bene, perché il chiosco era la rubrica più seguita e più amata da tutto il pubblico. Magrini. Hai mai visto la rubrica del chiosco? No, onestamente. Ai. Ti perdi tanto. Vedi, sono troppo professionisti, no? Devi migliorare. Risale, tu l'hai visto. Sì. Forse riparte dalla prossima puntata. Sì, ma che la smetta di far dieta. Sta diventando antipatico Magrini in dieta, No, ma io lo voglio rivedere che mangia. Ma sai qual è il problema? Che poi quelli come lui, come me, buttano su 3 kg, sono convinti di essere magri. Ah, è vero. Quello è il rischio, no? Non accadrà mai più. Tu quanti chili hai buttato giù? 2, 3? 7, vedi? Poi si avvantano. 15 anche, km no? di corsa è stato. Bravo. E adesso lui è convinto di essere magro, per esempio. Insomma, sta meglio rispetto a prima, che aveva 7 kg in più. Qual è il trucco? Io inizio preparazione questa settimana, Bertolotto. Tu fai corsa con la bici? Corsa e bici, vabbè. Progetto 2. L'ha detto anche l'altra settimana, che cominciava l'altra settimana. Si continua a rimandare. Si rimanda perché. No, ma questa settimana c'era Friuli Doc. Bravo. La prossima settimana c'è Gusti di Frontiera. Gusti di Frontiera Gorizia. Quindi lui quindi rimanda. Vediamo Magrini. Dai, Torreanese, c'è anche un gol che forse ha ripreso, non ho capito. Del portiere. Vediamo. Una buona sera a tutti i telespettatori di FVG Sport Channel. Quest'oggi in casa gioca la Torreanese contro il Terzo, la formazione, quella ospitante, che sicuramente cercherà il bottino pieno dopo la trasferta fortunata di Trieste. Per gli ospiti sicuramente anche loro devono reagire, visto il passo falso iniziale. Al 35esimo Daris si invola sulla sinistra e mette un pallone perfetto per la testa di Casci. Al 38esimo, ancora pericolosi i padroni di casa con un tiro a lato di Gobet. Un minuto più tardi è lo scatenato Casci a proteggere palla in area sulla sinistra e a servire la corrente Petrello, che stampa il bolide di sinistro sul palo più lontano. Nella ripresa stesso copione. La Torreanese è quella che fa la partita. Per il Terzo, nessuna occasione da gol. Al secondo minuto, Gentile esce maldestramente su un pallone innocuo e per Gobet è un gioco da ragazzi insaccare a porta vuota. Torreanese, meritatamente, in vantaggio. Al 14esimo, Bing lascia partire un bel tiro dal limite. Palla a fil di palo. Padroni di casa vicini a chiudere la gara. Al 29esimo Casci suggella la sua prova di migliore in campo, servendo un assist al bacio per il neo entrato Grassi, che di testa batte il portiere e chiude di fatto la gara. Ma c'è tempo ancora, al 45esimo, di vedere la perla di giornata. Il portiere Tessarin, dei padroni di casa, calcia una punizione da circa 80 metri. Questa rimbalza è complice un movimento furbo di un avanti della Torreanese, si insacca alle spalle di un più che colpevole portiere ospite. Si conclude così la gara dopo il triplice fischio dell'arbitro, una Torreanese rullo compressore, e invece per il Terzo si tratta del secondo passo falso consecutivo, e vista la pochezza sia in fase offensiva che a metà campo, sicuramente sarà una stagione più che difficile. Bene, no, Dio, bene non tanto per il Terzo e il suo portiere, perché gol di Tessarin, Bertolotto, se fa il titolo, ci faresti il titolo? Direi, anche un richiamo nell'inserto sportivo, in prima pagina.
Sì. Io mi ricordo un gol di Tomei nei dilettanti, in Serie D. Peccato, però vedi, purtroppo noi non siamo dei... c'era il buon Magrini, però non abbiamo le riprese perfette, lui non se lo aspettava in realtà quel gol, e si intuisce, però si capì, fa un buon lavoro, cioè, no, però si capisce che stava calciando il portiere, quello sì, si è capito, ecco. Ma più che gol di Tesseringhe, autogol del collega del terzo, insomma. Comunque domani vedremo anche l'intervista realizzata da Magrini a Tesseringhe, portiere, autore del gol, quindi domani... Bella idea giornalistica. Sì, bella idea giornalistica. Domani lunedì in gol vi mostreremo anche l'intervista. Altra curiosità, che proprio buon Magrini, sta diventando sempre più giornalista che scava, mi trova notizie. Palazzolo La Tisana, stiamo parlando quindi di seconda categoria, l'arbitro ammonisce per due volte un giocatore, non se ne accorge, però poi ammette l'errore. Quindi, tecnicamente, partita che deve essere rifatta e probabilmente verrà... succederà, lo scopriremo in settimana. L'ultima battuta, Bertolotto, giornalisticamente le squadre che quando spendono e fanno acquisti fanno parlare di sé. Toranese e Terzo sono due storie diverse, un Terzo che ormai ha finito un ciclo e si intuisce, Toranese che lo sta costruendo con passione, capacità anche. Sì, beh, il Terzo ha finito un ciclo, ha fatto bene e adesso forse è la volta anche dei progetti, no? di chi ha delle idee vere di calcio da un lato e che giustamente sta passando la cassa, ed è questo anche il bello, almeno a me appassionano più le squadre che hanno dei progetti. Torreano ha lavorato negli anni e sta adesso raccogliendo. Però sono tante di queste, chiamiamole tra virgolette, favole, no? del calcio. Gravis, io parlo per Gravis, il Pordenonese, dalla terza categoria alla promozione, con giocatori suoi. Bene. Insomma. Bene così. Siamo in chiusura, allora, per chiudere, Visalli, innanzutto vi siete divertiti con Franzoni, oggi puntata... Assolutamente sì. Io mi diverto sempre con lui. Ormai con lui è una garanzia, cioè tutti gli ospiti vengono perché c'è Francioni e per la rubrica dei chioschi dopo, però quella da sabato prossimo. È quella. Senti, domenica, dopo queste due partite, guardiamo il futuro, allora l'Azzanese sta bene, prossimo incontro, Muggia. Pronti? Muggia. In casa. Tranquilli. Hai già vinto, toccati, perché hai già vinto quella cuffata di Radina, tranquilli. Secondo me nessuna partita è tranquilla, ecco. Ma hai detto tu che è tranquillo, Visalli. È sempre da affrontare con la giusta concentrazione, quindi adesso questa settimana, già da stasera, bisognerà pensare. Assolutamente, vedremo se sarà la guffata, questa A Muggia se lo augurano, perché hanno bisogno di punti, mi sa. Ebbene sì, Fontana Fredda, adesso non ho in mente il calendario. Non lo so, cioè, questo è l'unico caso di un giocatore che non sa dove giocare. Non mi ricordo l'impegno del Fontana Fredda. Il venerdì, a Visentini glielo dicono il venerdì, non che giocano. Comunque Fontana Fredda dopo deve tornare a vincere dopo questa sconfitta, questo è sicuro. Deve tornare a far punti, sì. Sconfitta un po' che brucia, ma dobbiamo rimetterci in carreggiata. Brucia ancora, eh. Visentini va giù il rigore del Kras. Il rigore che non c'era, dice di lui. Sì, anche perché tu è un ex. Col Kras non ti sei trovato benissimo. No. Allora, a dire la verità, non è che non mi sono trovato bene. Diciamo che i modi con cui è finita non mi sono piaciuti. Poi ognuno è libero di fare le proprie scelte, non c'è un problema su quello. Però i modi non sono stati giusti. È una società un po' particolare, dai. Sì. Ti dico, averne al giorno d'oggi di presidenti che comunque ci mettono soldi, denaro propri, o insomma... voglio dire, passione, come lo mette il presidente del CAS, perché comunque non posso parlare solo bene, voglio dire. Dopo fanno le loro scelte, insomma, quello, insomma, voglio dire, non è un problema. Però, insomma... Però oggi peccato, insomma, volevi oggi peccato, sì, questo ce l'hai fatto capire. Allora, grazie a Daniele Visintin, grazie per essere stato nostro ospite. Grazie come sempre a Federico Francioni. Grazie a te che mi supporti. Certo, anche, è un piacere. Buonasera a tutti. Spero mi torni a trovare, Alberto Bertolotto, è stato per me un piacere. Ma per te sì, lo farò volentieri. Quando vuoi. Grazie. L'importante è non fare troppe serate a Pordenone, perché poi... Sì, poi si perde. Vedi, mi sbaglio i risultati, vi dimentico qualcosa. Tra Pordenone e Friuli Do questa settimana sono andato in tilt. Grazie e complimenti per questo inizio di stagione a Daniele Visalli. Grazie a te, Massimo.
clip finale con i gol raccolti in giornata e poi domani alle 20, lunedì in gol. Buona serata a tutti, sempre su FVG Sport Channel e Free, i gol della nostra clip curata da Francesco Zilli. Alla prossima! I'm sorry, love, I'll have to turn you down. Oh, we must be up to summer. What are the chances? Sure, it's more than likely. I've got a feeling in my stomach. I start to wonder what your story might be. What your story might be. Yeah, 'cause they said it changes when the sun goes down. Yeah, they said it changes when the sun goes down. And they said it changes when the sun goes down. Around here. Around here. Look, here comes the Ford Mondeo. Isn't he Mr. Inconspicuous?